Sento gli ospiti, non vi presento io. Il primo ospite in questo caso, Factotum. Tutto quello che fa, molte volte, si trasforma in oro, li prende al Sud America per 5.000 lire, facciamo un esempio. Li rivende a suon di milioni di euro. Si salva, ultimamente cambia spesso allenatore, non ve lo presento. Tutte le strategie del club in questione, il club è il Catania, il soggetto è sottinteso, presentazione dell'ospite. Poi lo vediamo e lo salutiamo. Sono ancora in vacanza, ma c'è chi, tra una trattativa e un'altra, lavora a sodo per creare una squadra ancora più competitiva. Dopo aver blindato Montella ingaggiandolo come nuovo allenatore, Pietro Lo Monaco è pronto a sferrare nuovi colpi. L'amministratore delegato e factotum del Catania, nonché uno degli uomini di mercato più competenti del panorama calcistico italiano, ha un'agenda fitta di impegni. Le prime mosse messe a segno dalla D rossazzurra sono stati i riscatti di Moretti dall'Ascoli e Lodi dall'Empoli. Per quanto riguarda il mercato in uscita, il giapponese Morimoto potrebbe lasciare l'Italia per trasferirsi in Russia alla corte del Lokomotiv Mosca, intenzionato a rilevare il cartellino del giocatore. Sarà dura riuscire a trattenere anche Silvestre nel mirino di diversi club italiani ed esteri. L'argentino, protagonista di una stagione ad alti livelli, è pronto per una nuova avventura, magari a Napoli, dove pare abbiano già lanciato i primi segnali d'amore. Sul piede di partenza anche Bellucci, che almeno stando a quanto dichiarato dal suo agente, gradirebbe trovare una destinazione che gli conceda più spazio. Stessa storia per Andujar, che già al termine del campionato aveva lasciato intendere di avere intenzione di cambiare aria. Sulle tracce del portiere argentino ci sarebbe il Boca Juniors, proprietario di Mouche, uno degli obiettivi della società di Pulvirenti. Capitolo mercato in entrata. La sorpresa potrebbe chiamarsi Jorge Martinez, l'uruguaiano offuscato dalle presenze ingombranti all'ombra della Mole, perseguitato dagli infortuni, potrebbe tornare tra le fila degli etnei. Trattativa difficile ma non impossibile. Il nodo della questione sono quei 12 milioni sborsati da Marotta per portare a Torino il giocatore, che dopo un'annata decisamente al di sotto delle aspettative tornerebbe alla base con la formula del prestito secco, un'opzione evidentemente poco allettante per il DG bianconero. Per il reparto arretrato spuntano i nomi di Adejo della Regina, corteggiato anche da Palermo Udinese e del Granata Ogbonna. Insomma, tanti i nomi puntati sul taccuino di Lo Monaco, che grazie al suo inconfutabile fiuto da talent scout, siamo certi farà felici i suoi tifosi anche quest'anno. Buonasera Pietro Lo Monaco, ben ritrovato direttore. Buonasera a tutti voi. Poco entusiasmo, non è successo niente. No, è che già nervoso, neanche siamo partiti. No. È il primo minuto della trasmissione, direttore. Tutto non bene? C'è motivo di essere nervoso. Ah, quindi tutto bene. Il servizio di Federica Migliavacca, abbiamo fatto il riassunto, quante ne abbiamo prese e quante ne abbiamo sbagliate? No, prese poche, perché se ci si riferisce a Martinez, al difensore della Regina Adejo, mai pensato. Martinez mi sembra una strada più dettata dalla fantasia che dalla sostanza. Giocatore della Juve, un giocatore che ormai viaggia su certi parametri che il Catania non può permettersi, quindi discorsi che non mai pensato di affrontare, mentre altre situazioni le stiamo curando e molto dipende da quello che riusciamo a vendere. Maxi Lopez è uno dei calciatori in vendita, si è detto lo scorso anno poteva valere 16 milioni di euro. Questa stagione calcistica non è andata benissimo per Maxi Lopez, in molti sussurrano non può pretendere Lo Monaco ancora 16 milioni di euro. Quanto vale oggi Maxi? No, ma io dico che intanto il prezzo, al di là delle caratteristiche del calciatore, lo fa anche il mercato, lo fa anche il momento del calciatore. L'anno scorso è arrivato in Italia, ha fatto in 5 mesi 11 gol, quindi si è posto all'attenzione di tutti e chiaramente c'è stata qualche offerta importante. Noi avevamo altri obiettivi, avevamo la necessità quest'anno di avere una certa tranquillità per raggiungere il nostro obiettivo e quindi abbiamo preferito non vendere nessuno, però a parte Martinez. Però oggi il panorama è un po' cambiato, chiaramente le offerte sono di altro spessore e se non dovesse venire un'offerta adeguata al valore del giocatore, che noi consideriamo di primissima fascia, ce lo teniamo ben volentieri. Vabbè, di sicuro non sarebbe affatto male. Tra poco bisogna approfondire il tema proprio con Pietro Lo Monaco, perché bisogna parlare
naturalmente anche di Sinisa Mihajlovic, che oggi ha detto definitivamente addio, se vogliamo, all'Inter. Mihajlovic rilanciato nel grande calcio proprio dallo Monaco e dal Catania. Sì, avanti, però voglio sentire il commento di Pietro Lo Monaco, perché con il direttore generale degli Etnei sì, si può parlare, si deve parlare del Catania, ma anche degli altri, perché attenzione, l'allenatore dell'Inter poteva essere comunque in due circostanze l'ex allenatore del Catania, A. Mihajlovic, B. Walter Zenga. E il nome di Zenga comunque si è fatto fino a qualche minuto fa, si fa ancora, se proprio vogliamo dirla tutta. Ma sono allenatori da Inter, sinceramente, Lo Monaco, sinceramente. Ma io penso che Mihajlovic aveva tutte le carte in regola per poter allenare bene l'Inter, conosce bene l'ambiente, conosce tantissimi calciatori, è molto legato alla società, ha una grandissima voglia di Inter, l'ha dichiarato in tante circostanze, ed ha anche il giusto mestiere, secondo me, per poter far bene, però è legato alla Fiorentina, ha un contratto, e quindi, anche se i contratti in questi ultimi tempi mi sembra che siano più carta straccia che altro, però ha un contratto, la stagione è alle porte, diciamo che fra 10-15 giorni si cominciano tutte le attività, e non mi sembra corretto e giusto lasciare in 13, come si suol dire, una società con cui si è tracciato un programma, un progetto. Quindi può anche darsi che l'Inter opti per Gasperini, un altro tecnico molto preparato, tecnico bravo, molto bravo ai tempi di Crotone, anche a Genova ha fatto benissimo, e ritengo che, sgravato di certe responsabilità e dedicandosi solo a fare l'allenatore, io penso che possa fare bene. Andiamo subito al lato. Direttore Lo Monaco, domande secche, risposte secche, perché vogliamo sapere tutto del mercato del Catania e non solo. Come può un giocatore, in questo caso, mi riferisco a Silvestre, a non avere un'offerta concreta e seria? Parliamo di Maxi Lopez e parliamo di difensori poi assurdi. Maxi Lopez ovviamente è riferito al Catania, non per il ruolo. Ma perché non arriva un'offerta bella concreta che può dire Lo Monaco non posso assolutamente rifiutare? Ma no, c'è un po' di incompetenza in Italia? No, le richieste ci sono, non siamo ancora alla fase calda delle operazioni, però insomma, solo i ciechi possono non vedere il rendimento di un difensore che penso che in Italia quest'anno come rendimento sia stato secondo solo a Thiago Silva. Sì. Tra l'altro, se ci aggiungiamo che da difensore centrale ha fatto 6 gol, quasi quanto un attaccante, si capisce il valore del calciatore. Ma tra le grandi nessuno è chiamato per Silvestre? Ma no, se Silvestre avesse disputato lo stesso campionato che ha fatto con noi nel Milan, la quotazione sarebbe stata intorno ai 20-25 milioni di euro. Invece oggi la quotazione è di? Ma no, quello che è, quando sarà vedremo, una quotazione vicina al suo valore, è un ragazzo di valore. Alfredo, vai. Alfredo, fammela tu sta quotazione. La quotazione non posso farla, sennò poi il direttore mi querela. Ma intanto non parlo di Martinuccio, perché ho ascoltato alcune tue dichiarazioni e non mi permetto di... Mi sono divertito, lo alla dico grande, sinceramente. Ho visto, però perché, se mi dici perché, che non hai seguito mai Martinuccio, no, è come se ti dicessi che a Roma non c'è il Colosseo, più allora o meno. Non hai ascoltato bene non ho ascoltato, le mie risposte. Ma non voglio tornare, non ho ascoltato benissimo. Pur avendo constatato che è un buon giocatore, non l'abbiamo mai trattato, mai pensato di prendere, mai avuto un minimo contatto, eppure non ho visto altro, non ho sentito altro che eravamo lì, mancavano 2 minuti, 5 minuti alla fine. Questo noi no. No, non parlo di voi, parlo in generale. Ti volevo chiedere due cose proprio rapidissime. Gomez e Giama sono fuori dal mercato, perché mi arrivano sirene turche per Gomez, grandi offerte, ne sono fuori dal mercato? Giama sicuramente. Quindi le sirene turche continuano? Il Fenerbahce, ci può stare? Abbiamo, sono fuori pista? Abbiamo un'offerta importante, non sei fuori pista, però contiamo di tenerlo. Benissimo. Il Paglialunga del Rosario Central, lo hai seguito, lo hai trattato, non lo hai seguito e né trattato?
No, è un giocatore che volevo prendere anche l'anno scorso. Mi ricordo, per questo te l'ho chiesto. Un giocatore che ha avuto un problema serio al ginocchio, ora sembra che sia in recupero, anche se manca ancora qualche cosa, vedremo nei prossimi giorni. Stavi facendo Costa Bellucci con la regina l'ultimo giorno di mercato, si può riproporre? Visto che tu hai detto Adesio no? No, Adesio non, sinceramente non l'ho mai pensato. Costa Bellucci penso di no. Perfetto. Bene, Alfredo, altra domanda? Maxi Lopez, Napoli, niente? No, Maxi Lopez è una tua esclusiva, io non mi permetto di entrare in questi... No, assolutamente, però si parla tanto di Maxi Lopez, innanzitutto è sul mercato e quindi in questo caso si può fare una quotazione del ragazzo, allora, il Napoli gliel'ha chiesto. Allora, precisiamo una cosa importante, sul mercato sono tutti i giocatori, perché se domani mattina dovesse arrivare una buona offerta per uno qualsiasi dei miei giocatori, me lo carico sulle spalle e glielo porto io, perché legge di vita è nel mercato, compra, vendi e pentiti, e se uno ha la forza di guardare in giro e di andare a scovare dei giocatori nuovi e una piccola società come la nostra non può non fare in questo modo, non deve preoccuparsi di vendere, quando è il momento deve vendere. E poi deve avere quella forza e quella capacità di sostituire i partenti. Noi l'anno scorso non l'abbiamo fatto, io l'ho detto a più riprese, l'anno scorso abbiamo avuto delle offerte importantissime, potevamo vendere, Napoli compreso? Potevamo vendere per 50 milioni di euro, non l'abbiamo fatto e abbiamo sbagliato, clamorosamente, perché bisogna sempre vendere. Poi magari... Ma perché chi avresti dovuto cedere l'anno scorso che non hai ceduto? Maxi Lopez abbiamo rifiutato un'offerta di 16 milioni di euro. Martinez l'abbiamo dato via. L'errore tuo è stato Maxi Lopez? Sono stato tutti. Avrei dovuto portare a casa i soldi e prendere al posto dei partenti altri giocatori. Tanto il nostro DNA ce l'abbiamo scritto dentro, è sofferenza, è lottare fino alla fine, siamo una piccola società, abbiamo lottato... L'unica cosa, ne abbiamo parlato ieri, scusami direttore, l'unica cosa che mi preoccupa, che ci preoccupa, così parlando col senatore del prima, è quando magari un attaccante di riferimento così importante ha l'ambizione di andare via, come poteva fare l'anno scorso perché ha sfiorato, restare quando inconsciamente magari possono scattare dei meccanismi dopo aver pensato che magari... Questa potrebbe essere la stagione giusta e l'estate giusta per cambiare aria. È l'unico scrupolo. Io non discuto la professionalità di Maxi Lopez. Non vorrei che certe affermazioni inducessero qualcuno in errore. Io parto da una precisazione di base. È chiaro, è un'idea mia, non posso pensare che sia l'idea di tutti. Per me Maxi Lopez è uno dei più forti attaccanti che ci sono in giro. Ha un valore inespresso ancora che forse nemmeno lui lo sa. Ha potenzialità grossissime, quindi Maxi Lopez, se dovesse rimanere al Catania, per noi era ed è un lusso e noi lo terremmo volentieri, però se domani mattina, dico anche che se venisse una società e lo valutasse nella maniera che noi riteniamo giusta, noi abbiamo il dovere di dare luogo alla trattativa, di ma dare giusto è come l'anno scorso, giusto è come l'anno scorso, è cambiata qualcosa, Non siamo né stupidi e né lo facciamo da ieri il calcio, sappiamo che il mercato vive i suoi momenti e oggi non è un momento bellissimo, quindi potrebbe anche essere che Maxi vada via o possa andare via per una cifra inferiore. Ci dobbiamo fermare per questa prima parte, adesso vi facciamo ascoltare le dichiarazioni di John Elkann oggi, perché c'è stata di sicuro c'è stato un rilancio da parte della famiglia Agnelli, Elkann Agnelli, 120 milioni di euro, 80-85 sul mercato, però poi bisogna fare anche gli affari perché con 30-35, se non sbaglio, si costruisce il futuro del calcio, la cittadella, allora le plusvalenze, il Catania è un modello così come l'Udinese, però poi il problema qual è, caro direttore Lo Monaco, che dalla federazione, dalla Lega dicono puntiamo sui giovani, poi però nessuno pensa ai giovani, puntiamo sulle strutture, nessuno pensa alle strutture, voi la fate, invitate i vertici di Lega e federazione e non si presentano? C'è un paradosso secondo me, no? Sbaglio. Ma guardi, gli assenti hanno avuto torto, perché quella realizzata da noi è un'opera che molti dicono in Europa non esiste di eguali, ma noi averla giù da noi al Meridione e noi come società significa avere una casa nostra dove i nostri ragazzi possono avere la possibilità di crescere e dove noi possiamo investire in maniera diversa, soprattutto sotto l'aspetto squisitamente tecnico.
Quindi noi ci auguriamo di poter vedere tanti ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile arrivare nell'ambito della prima squadra. L'anno prossimo, per esempio, abbiamo già detto che rientrano a casa Moretti, che ha fatto bene ad Ascoli, rientra Catellani e non si muove nemmeno con le cannonate, perché negli ultimi due anni, dandolo in B, accontentando un po' i desiderati del ragazzo, forse gli abbiamo fatto più un male che un bene. E quindi a questo aggiungiamo i nostri Biagianti, Sciacca, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo necessariamente puntare su questo tipo di prodotto, perché è il prodotto che ci consente poi di valorizzare il tutto. E allora, priorità, Higuaín segue Agüero. Ti ascolta perplesso lo Monaco. Sì, lo sto guardando e mi sto incartando quasi, quindi forse non inquadratemelo che è meglio. Higuaín segue Higuaín, tanto lui l'operazione l'ha fatta già l'estate scorsa, una grande operazione, Martinez. Mi sono già incartato. Higuaín segue Agüero, nel qual caso loro vorrebbero mettere come contropartita, inserendo Diarra, soprattutto Felipe Melo, e poi si concentreranno su un difensore, perché noi abbiamo ascoltato prima, il Napoli cerca Britos, in concorrenza c'è anche Castaldello. Per la Juve il difensore al momento non è una priorità, ma deve mettere a posto soprattutto gli altri reparti e deve soprattutto cercare di cedere, perché c'ha 5-6 situazioni abbastanza complicate. Non per colpa tua, ma se ne sta andando lo Monaco. Perché così perplesso, direttore? Ma non per quello che diceva Alfredo, che per l'amor di Dio, anzi gli faccio i complimenti, perché non è facile arrivare a tutte queste notizie. Riflettevo sull'operazione di Agüero, no? Grande giocatore. Se fossero vero che le cifre, non so, io inorridisco. Un giocatore che prende 6 milioni di euro all'anno, sono 12 milioni lordi, con un contratto minimo di 4 anni sono 48 milioni lordi, più l'acquisto da fare, un giocatore che costa 80 milioni lordi. Ma io... Tu su chi punteresti? Boh. No, Agüero è quello, lo sai, perché tu sei meglio di me e mi insegni che c'è una clausola di 45, quindi se tu vuoi andare a prendere Agüero puoi ottenere al massimo uno sconto o cercare di inserire una contropartita. Le cifre sono quelle nude e crude. Se vuoi prendere Agüero ti devi presentare lì come la famosa fuoriserie che aveva mandato il City a Cristiano Ronaldo, piena di soldi. Più o meno siamo lì, perché altrimenti quell'operazione non la chiudi. Ma io penso che il City abbia dietro Mansur, gente con una disponibilità mostruosa. Penso che il Chelsea abbia dietro un magnate che negli ultimi anni ha fatto di tutto e di più. La Juve ha dietro una famiglia importante, una famiglia che fotografa anche il mondo del lavoro italiano, una famiglia che ha dato lustro a questa società. Quindi certe spese, fra virgolette, impossibili, io non le concepisco, ma è un mio modo di vedere le cose, che non voglio assolutamente che sia il modo di altri di pensare. Penso che con un buon tesoretto e facendo una buona ricerca in giro per il mondo, giocatori buoni e giocatori importanti ce ne sono dappertutto. La Juve ha bisogno di migliorarsi nel complesso, non ha bisogno, per essere competitiva ai primissimi posti, no? Non ha bisogno di avere il pezzo pregiato e basta. Quindi bisogna anche farli quadrare bene certi conti. Se io i soldi li spendo tutti per un giocatore, il discorso della coperta un po' lungo, un po' corta, e rimango un po' scoperto in altri posti, penso che non abbia grande senso. Un altro perplesso sul mercato della Juventus è Pasquale Gallo. Perplesso. Sfida della nostra redazione sudamericana, Stefano Borghi contro Pietro Lo Monaco. Servizio. Dei consigli ad un maestro è impossibile, provare a stuzzicare la sua curiosità, una sfida irrinunciabile, talmente gustosa che andiamo a giocarla in casa sua, ovvero sul terreno dei sudamericani, già pronti per essere decisivi nelle sabbie mobili della Serie A, ma ancora nascosti al grande pubblico. Un gioco ancora più difficile, se proviamo a disegnare quel 4-2-3-1 marchio di fabbrica di Montella. In porta potrebbe starci bene Agustin Marquesin, 23enne del Lanús, mentre come terzino destro, il primo candidato potrebbe essere il paraguayano Pinto
Spiris del Cerro Portegno, 22 anni, una maturità e una completezza impressionanti. A sinistra un nome su cui puntare è quello di Ariel Rocas del Godoy Cruz, che nasce centrocampista e quindi potrebbe avere qualche leggera difficoltà di adattamento all'Italia, ma che potrebbe diventare rapidamente una sorpresa. Per quanto riguarda i due centrali, il mirino è già puntato su Guillermo Rodriguez e Galeano, ma si può andare in contropiede, citando l'altro centrale emergente dell'Independiente, Julian Velasquez, più ruvido ma anche più deciso di Galeano, e il marcatore 22enne dell'Arsenal, Lisandro Lopez, che oltre ad essere uno sceriffo, è anche un importante goleador, guarda caso come Matias Silvestre. Cerniera mediana, blindata e completa, con i muscoli e le movenze felpate di Pissarro della Lanús, un potenziale top player, e la grinta di Aguiar del Peñarol, uno che non molla mai, che sbuca dappertutto e che calcia bene con entrambi i piedi. Con loro a formare un gustosissimo trio potrebbe esserci il Pochi Chaves, classe 86, completo, polivalente, affidabile e maturo, e in grado di essere negli ultimi semestri l'unico vice Riquelme affidabile dalle parti della bombonera. Talento puro invece sugli esterni, a destra Wallison del Cruzeiro è un concentrato di spettacolo perché fa gol e tanti, ma si fa sentire anche il ripiegamento. Classe funambolica invece quella di Patricio Rodriguez dell'Independiente, che negli ultimi mesi ha finalmente dimostrato di essere diventato un talento vero e concreto, non più una potenziale eterna promessa. Promessa che invece piazziamo al centro dell'attacco, il Chucky Ferreira, classe 91 del Banfield. È una scommessa per chi ama vincere tanto, perché i numeri ci sono tutti, e anche i segni del destino, visto che il suo ultimo gol in campionato lo ha segnato sotto la dosse nella notte dell'addio di Palermo alla bombonera. Un 11 per provare a passare l'esame lo Monaco, anche se un piccolo vantaggio ce lo siamo tenuto. Non abbiamo considerato chi è comunitario e chi no, sperando però che ce lo tolga chi di dovere, perché la ricerca del bel calcio non deve conoscere barriere o passaporti, soprattutto per chi da anni dimostra di saperlo fare meglio degli altri. Bella sfida con uno dei re dell'Argentina e del Sud America, Pietro. Bravo Stefano, eh? Però così è facile. Se lui se non tiene conto dei comunitari, degli extracomunitari. Lui ha dato un giudizio tecnico, tante formazioni, giovani. Se dico che è bravo, non è un mercataro. Ha messo su una buona formazione in generale. La mettiamo quindi anche in grafica. Abbiamo fatto la top 11, quindi i consigli per lo Monaco, almeno uno. Si può prendere almeno uno. Una curiosità ora la posso dire, perché è diventato in poco tempo una strada impercorribile. Io sono stato a fare il mio solito viaggio in Argentina e per me tre giocatori erano di livello di spessore importante. Fra questi tre ho visto un ragazzino che pochi conoscevano, no? E subito ho cominciato a fare una trattativa e ho fatto la mia offerta e dall'altro lato così nicchiavano un pochino, poi sono andato via e la domenica ha fatto gol, la domenica dopo ha rifatto gol, la domenica dopo ha rifatto gol, ha fatto 3-4 gol di seguito e quando poi sono andato di nuovo a pressare mi hanno chiesto 5 milioni di euro. Aia. Ho detto ma come, 1 milione di euro a gol? Così è una cosa che non... E quindi non l'ho fatto. Il giocatore è Ferreira, quindi lui ha visto bene. Un 91, l'abbiamo preso allora. È un 91 che ha, secondo me, ha delle buonissime possibilità. Lo dico perché non potrò mai più prenderlo per la quotazione che ha. Quindi se no non l'avrei mai detto, nemmeno sotto tortura. Quindi, bella rivelazione di Pietro Lo Monaco, ora l'abbiamo indovinato l'attaccante. Poi lui cita anche Wallison. Wallison, pensate che è un buon giocatore, ma lui 2 anni fa giocava nell'Atletico Paranaense e l'Atletico Paranaense lo dava via per 300-400 mila dollari. Ora è un giocatore che è un rompicapo là davanti. Anche ma lui è un ex. Ci puoi guidare su due argomenti del giorno? Se tu potessi farlo adesso, Alvarez o Lamela? Mille volte Alvarez. Mi aspettavo una risposta così, grazie. Ecco, è di sicuro d'accordo Sabatini. Ti do anche una spiegazione tecnica, se vuoi. Non è inventata. Lamela c'ha l'età dalla sua parte, però l'errore che si fa spesso è pensare che un 92
inevitabilmente debba essere un grafico in continua ascesa, perché è un 92, quindi migliorerà sempre e comunque. Ha grandi doti tecniche, calcio di sinistro, è ancora alla ricerca di una posizione ben chiara, da identificarlo bene. È un trequartista che tra l'altro gioca molto da solo, pochissimo con la squadra, e non riesce a fare reparto, mentre l'altro ha una duttilità tattica mostruosa. È uno che nel triangolo d'attacco gioca aperto a destra, gioca aperto a sinistra. Nel triangolo di centrocampo fa l'interno sinistro e l'ho visto giocare anche da centrale davanti alla difesa. È un giocatore che ma ha c'è una sproporzione. Sì, ma Alfredo, dopo questa... Volevo chiederti, non c'è una sproporzione tra la valutazione di Lamela e quello di Alvarez? Allora ti dico, il problema è uno: Alvarez negli ultimi tempi è scoppiato in quanto a pubblicità, e di conseguenza, siccome fa parte di una squadra che non ha assolutamente problemi economici, tra l'altro sono anche dei rompi rompicapo quando c'è da fare una trattativa con loro. Loro, se hanno un buon giocatore, per loro hanno Maradona, se c'è, hanno delle quotazioni sempre impressionanti. Sembra loro hanno un altro giocatore che secondo me, per come gioca il Napoli, è incredibile, è Martinez. Sì. Extracomunitario. Dobbiamo chiudere questa parte perché poi ci dobbiamo salutare. Però, ripeto, sono giocatori che possono prendere le società che hanno capacità economiche di un certo spessore, perché Ricky Alvarez, ora parlano di 10 milioni di euro, quando io ho chiesto parlavano di 5 milioni di euro, la metà. Quindi bisogna farli per tempo. Alfredo, dopo questa lezione di tattica di Pietro Lo Monaco e di capacità e di competenza ovviamente calcistica, abbiamo capito perché ha preso Montella, la formazione la farà lui l'anno prossimo. Ma io su Montella non entro. Perché Montella, allora, se vince allora colgo, ma ti hanno raccontato cosa abbiamo detto, no? Sono venuto essenzialmente per questo motivo. Ah, benissimo. Allora, ciao, andiamo via. No, ci vediamo domani. No, lo spiego subito. Perché reputo sia Alfredo sia Criscitiello delle persone competenti che sanno fare il loro lavoro e creano anche un bel pathos quando si seguono le trasmissioni dove loro sono protagonisti. Penso anche una cosa però, che al di là degli scherzi che Michele ogni tanto ci piace fare, Montella è un giovane. Il Catania da sempre, non da ora, non se l'ha inventato oggi, ha sempre puntato su allenatori giovani, fra virgolette, ogni tanto. Come l'anno scorso con Giampaolo ci siamo fatti passare un cosiddetto piacere, fra virgolette, perché era un allenatore che da tanto tempo avremmo voluto con noi, però abbiamo puntato sempre su giovani. Montella è un giovane, ha una grande voglia di fare, ha una grande competenza, vuole arrivare, viene in una società capace di dargli il giusto supporto. Io mi voglio divertire, io voglio vedere proprio alla fine dell'anno. Ma vincerai anche questa? Abbiamo espresso soltanto qualche piccola perplessità, punto. L'unica perplessità viene dal fatto che ha allenato la squadra giovanissimi della Roma, dove non fa grande testo, magari, perché uno può pensare non fa testo, dove ha vinto ininterrottamente qualcosa come 20-23 partite e non è mai facile vincere. Poi è andato nello spogliatoio della Roma prendendolo in un momento particolare, non era pilotato da nessuno, ha fatto con la sua testa e ritengo che abbia fatto bene al di là del finale particolare, mi ha fatto bene. Una chance. Noi siamo... Ma voi siete il Catania, una piazza particolare, non siete la squadra senza pressioni. Noi siamo casa sua, i tifosi niente. Perché Azzori docet, noi ci siamo già passati. La nostra piazza ha bruciato un grossissimo allenatore che si chiama Azzori, quindi la lezione l'abbiamo già ricevuta. Non la riceveremo più, anche perché
e lo dico qua pubblicamente, anche se il Catania stesse all'ultimo posto per tutto il campionato, Montella rimarrà fino alla fine. Quindi qualsiasi... Però diceva la stessa cosa di Giampaolo un anno fa, direttore. No, di Giampaolo in che senso? Che anche se era ultimo in classifica... No, questa te la stai inventando. Questa te la stai inventando. Giampaolo io l'ho spiegato a chiare lettere. L'abbiamo rincorso per tanto tempo. Succede spesso che quando due persone si piacciono, al momento che magari vanno a dormire nello stesso letto insieme, si scoprono mille difetti. I mille difetti purtroppo portano inevitabilmente a una separazione. Pur rimanendo il rispetto nell'allenatore, la stima nell'allenatore, noi ci abbiamo voluto provare in maniera diversa. Non è cambiato granché, perché Giampaolo è andato via che noi avevamo 22 punti, eravamo a centro classifica, con Simeone abbiamo finito a centro classifica, undicesimo posto, quindi non è cambiato granché, noi pensavamo qualcosa di più. Sarà contento Minotti, nuovo direttore generale di Marco Giampaolo, mille difetti, andate a letto prima casomai, così almeno evitate di scoprire mille difetti, no? Ma no, io credo un salto nel vuoto oppure una scommessa da vincere. No, ma i difetti, quelli che sono per noi difetti, possono essere per loro pregi, attenzione. No, noi ce l'auguriamo ovviamente. Le case sono diverse. Avete una cosa in comune, Marco Giampaolo. Ma noi abbiamo fatto le nostre valutazioni, siamo convinti di aver fatto una buona scelta. Un tecnico che, come ha confermato lo stesso direttore, è un allenatore preparato, non ha bisogno di complimenti certamente stasera. Però Mutui è un attaccante, preso un attaccante. Certo, ma faremo in modo che ne utilizzi tanti di attaccanti. No, perché Maxi Lopez, per come è andato lo scorso anno, il reparto offensivo del Catania ha fatto un po' fatica. Lo sapete questo, casomai prendete qualche difensore in più. Come ha detto il direttore, io credo che ogni squadra ha la sua storia, ogni ambiente ha la sua storia. Noi cercheremo di accompagnare, di accontentare il più possibile Giampaolo, che ci ha espresso un'idea, una prospettiva di voler fare un determinato tipo di calcio, e quindi cercheremo di metterlo nelle condizioni per lavorare al meglio. Ecco, e questo è il nostro compito, sappiamo che non è facile, perché poi tra il dire e il fare sappiamo che non è che le cose vengono sempre fatte al 100%, però sicuramente non vogliamo sbagliare le caratteristiche dei giocatori per far sì che questo allenatore possa mettere sul campo le idee che vuole esprimere. Allora, ci dobbiamo fermare, siamo davvero in ritardissimo. Invece io penso che Giampaolo farà benissimo a Cesena, perché Cesena potrebbe essere veramente una piazza che si addice al modo di essere di Giampaolo. E penso anche che l'esperienza dell'anno scorso sia servita a lui come è servita a noi. Il valore del tecnico non si discute, è un tecnico preparato, un tecnico serio, un uomo che vive 24 ore la sua professione. Proprio per queste caratteristiche io sono sicuro che farà bene a Cesena.